Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Signore, accresci in noi la fede. Questa bellissima invocazione degli apostoli, dei discepoli, è una preghiera sempre valida, perché la fede è alla base di tutto. La fede è il germe, dice Gesù, dei miracoli, con quelle immagini fortissime dei gelsi che si va, cioè un albero che si va a trapiantare nel mare e che ci obbedirebbe se lo dicessimo con fede, un'immagine naturalmente paradossale con cui Gesù vuole indicare che avere un pizzico di fede piccolo come un granellino di senape, che è veramente, non so se avete mai visto un granello di senape, ma è veramente un puntino, come una punta di una penna, è un seme piccolissimo da cui nasce invece un grandissimo albero. Ecco, Gesù usa queste immagini agricole proprie del suo mondo proprio per indicare che la fede è la radice, è il fondamento ed è la forza che muove tutto. La nostra risposta, dono di Dio e risposta degli uomini. La fede è anche quello che motiva la parabola successiva, quella dei servi cosiddetti inutili. Non inutile nel senso che non produce niente, che non servono a niente, perché non avrebbe senso. Noi non siamo, o non siamo, dobbiamo essere servitori inefficienti, servitori che non servono a nulla. Gesù non ha mai disprezzato il servizio, si è messo lui per primo a servire. Ma cosa vuol dire servi inutili? Vuol dire, andando veramente a vedere la radice della parola, servi non indispensabili, o meglio ancora, servi senza secondi fini, dei servi che si mettono, come Gesù, a disposizione non per ricevere un premio, non per sentirsi meglio, ma proprio per la gioia di servire, perché hanno capito che il servizio è la loro chiamata. Mi viene sempre in mente una poesia di un poeta indiano, Tagore, famoso, molto breve, che dice così: io dormivo, io sognavo che la vita era gioia, mi svegliai e vidi che la vita era servizio, servii e mi accorsi che il servizio era gioia. Ecco, una piccola perla da un non cristiano che credo sia un commento bellissimo a questo Vangelo. Il servizio come frutto della fede. Chi ha riconosciuto e chi ha sperimentato l'amore di Dio non può non mettersi a servizio, come servo inutile, un servo che non aspetta niente di più di quell'amore che ha già ricevuto e che lo motiva a fare lo stesso, a vivere nella gratuità.